Che volto hanno la graduale restaurazione dell'ancien regime e la lotta di classe dei ricchi contro i poveri? Non capisco proprio, io capisco solo la Verona, noi 846. Esattamente questa. In questo grafico si vede l'involuzione reazionaria del nostro sistema fiscale a partire dal 1974, quando, a conclusione di un lungo ciclo di lotte e di rivendicazioni da parte del mondo di sotto, venne emanata la prima riforma del fisco che finalmente rendeva giustizia al dettato costituzionale, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. È l'articolo 53 della Costituzione che nel dibattito in Assemblea Costituente veniva giustificato così: l'attuale sistema tributario è regolato dall'articolo 30 dello Statuto Albertino e basato sul criterio di proporzionalità. Il che costituisce una grave ingiustizia che danneggia le classi sociali meno abbienti e da correggere in sede di calcolo del reddito complessivo, così da colpire il reddito nella sua reale misura, applicando una progressività tale che diventi la spina dorsale del nostro sistema tributario. A pronunciare queste parole non era un bolscevico, ma il mite Salvatore Scoca, deputato democristiano e poi anche sottosegretario al Ministero delle Finanze nel secondo governo De Gasperi. Quando diciamo che qualsiasi politico della Costituente, per quanto moderato, oggi militerebbe nelle fila della sinistra extraparlamentare, lo diciamo a ragion veduta. Con la riforma fiscale del 74 vennero introdotte la bellezza di 32 aliquote, dal 10 al 72%. Ripeto, il 72%. Oggi sarebbe considerato esproprio proletario. L'aliquota sui redditi più alti oggi infatti è del 43%, poco più della metà, e inizia a partire da 50.000 euro. Chi guadagna 50.000 euro ha la stessa aliquota di chi ne guadagna 10 milioni, o 100, o 1 miliardo. E voi direte, vabbè, loro. E basta. E chi li ha mai visti 50.000 euro? Giusto. Il problema però è che la progressività fiscale impatta sulla vita di tutti noi disgraziati con le pezze al culo in due modi: quanti soldi ci rimangono in tasca una volta pagate le tasse, ma anche quanti servizi essenziali lo Stato è in grado di fornirci a gratis o quasi. E di che qualità? L'eliminazione di tutte le aliquote aggiuntive sopra i 50.000 euro altro non è che un furto di reddito effettuato dai più ricchi nei confronti dei più poveri, anche se indiretto. La restaurazione è stata lunga e faticosa. La prima vittoria nella lotta di classe dall'alto verso il basso avviene già nei primi anni 80, quando le aliquote da 32 diventano 9. Da allora è stato un continuo. E ora finalmente si arriva al suo coronamento definitivo. Meno tasse, titola il giornale. Una rivoluzione dopo 50 anni. Il riferimento, come sapete, è alla proposta di legge delega che ieri, ad appena 5 mesi dal suo insediamento, è stata approvata dal governo più di destra della storia repubblicana. Destra vera, non le fantasie sul sovranismo o la leggenda della destra sociale, ma il fondamentalismo neoliberista nella variante stracciona e bottegaia dell'Italia colonia in amministrazione controllata. Una vera e propria svolta per l'Italia, una riforma epocale, strutturale e organica, una rivoluzione attesa da 50 anni, ha dichiarato entusiasta la Thatcher de Noantri. L'obiettivo dichiarato è arrivare all'aliquota unica, ma i conti per ora non tornano. E allora si comincia dal primo passettino, più simbolico che altro. Dalle quattro aliquote ereditate da San Mario Pio da Goldman Sachs si passerà a tre. La corrente di minoranza del Partito Unico del Capitale e della Guerra, che ora recita la parte dell'opposizione, come da copione, fa finta di reagire indignata. Quando negli anni da 32 aliquote siamo arrivati a 4, ci aveva Giudo. E la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Ma la questione delle aliquote è solo un pezzo del problema. Perché le aliquote riguardano soltanto una delle tasse che paghiamo, e cioè l'IRPEF,
l'imposta sulle persone fisiche, che pesa sul gettito tributario totale per poco più della metà. Cercando di interpretare nel senso più progressivo possibile il dettato costituzionale, con la riforma del 74, il legislatore, oltre a introdurre la bellezza di 32 aliquote per l'IRPEF, aveva anche cercato di infilarci dentro il maggior numero possibile di entrate di varia natura che alla fine compongono il reddito complessivo di ogni singola persona. L'idea era molto semplice: ogni tipo di entrata va a comporre il tuo reddito e l'aliquota che ci paghi è dovuta all'insieme di tutte le tue entrate. Più sei ricco e progressivamente più paghi. Che a ogni persona normale sembra una cosa scontata. Lo sa che cosa gli rispondo io? Sì, certamente! E invece ormai è fantascienza. Negli ultimi 50 anni la base imponibile dell'IRPEF si è andata svuotando e a sempre più forme di entrate è stata applicata una flat tax, un'aliquota unica. Prima è stato il turno dei redditi finanziari da capitale, e cioè i soldi che guadagni senza fare assolutamente una sega niente e solo perché i soldi ce li hai. Insomma, una cosa proprio virtuosa da premiare. Poi è stato il turno dei redditi fondiari, e cioè in soldoni gli affitti, che almeno di solito, tipo se affitti agli studenti, comportano lo sbattimento di andarseli a recuperare. Una cedolare secca del 21%, meno dell'aliquota più bassa dell'IRPEF. Lavorare è da poveri, era il messaggio. La cedolare secca venne introdotta con la scusa di far emergere il nero. Alla fine ci avrebbero guadagnato tutti, e chi si opponeva era solo un rosicone. A parte che a me l'etichetta di rosicone nei confronti di chi ha più di me, soprattutto come nella stragrande maggioranza dei casi, senza essersi dovuto minimamente sbattere per ottenerlo, non mi dà nessun fastidio. Rosico sì, grazie al cazzo, e mi pare pure il minimo. Ma comunque, come ricordava stamattina anche Massimo Taddei sul Domani, il recupero di gettito indotto dalla tassa piatta vale 724 milioni di euro, ma senza cedolare le entrate sarebbero salite di 1,4 miliardi di euro. A voler cristallizzare il fatto che ci siano redditi di serie A da trattare con un occhio di riguardo e redditi di serie B, che sono sostanzialmente ormai solo i redditi dal lavoro e lavorare da poveri e da sfigati, era stato già San Mario Pio. Oggi sembra quasi Mao Zedong. Secondo il disegno di Draghi, infatti, i redditi sarebbero dovuti essere divisi in due macrofamiglie: quelli da lavoro, compreso quell'autonomo, da un lato, e quelli da capitale, incluso quello immobiliare, dall'altro. E anche alla seconda famiglia di redditi sarebbe stata applicata una tassa progressiva. Certo, non progressiva con 32 aliquote come la pensavano nel 1974, che quelli erano pazzi bolscevichi, da Ugo La Malfa a Francesco Cossiga, passando per Giulio Andreotti, ma comunque almeno non completamente piatta. Come sottolinea invece giustamente Giuseppe Pisauro sul Domani, la Thatcher italiana invece ha voluto segnare una restaurazione dell'ancien régime tout court, dove ogni reddito ha un sistema fiscale a sé e l'obiettivo è che tutti a fine corsa siano puramente proporzionali e non progressivi. Il tassello più significativo è quello dal lavoro autonomo, dove milioni di finte partite IVA alla fine pagheranno quanto gli avvocati commerciali di grido che incassano milioni aiutando le grandi aziende ad eludere il fisco. L'altro bel regalino ai più ricchi è l'estensione della cedolare secca anche ai redditi derivanti dall'affitto di immobili con finalità commerciali. Se la cedolare secca sulle locazioni residenziali c'è stata rivogata con la scusa dell'emersione del nero, ora che è stata sufficientemente digerita, possiamo andare oltre e includere una categoria gigantesca di entrate dove il nero non c'è. Non c'è più bisogno nemmeno di scuse. Una riforma fiscale, sottolinea sempre Pisauro, a immagine e somiglianza del partito del mattone delle microimprese, il cuore della devastata economia italiana che assomiglia sempre di più al terzo mondo e il nocciolo duro della destra più ideologica e reazionaria. Ma quanto ci costerà? Il nostro Alessandro Volpi su Altra Economia sostiene che le stime più caute fanno balenare minori entrate da tale riforma per circa 30 miliardi di euro l'anno. E come le pagheremo? L'ultimo articolo della proposta di legge delega lo dice chiaramente: con i tagli, che in buona parte significa anche privatizzazioni. Sempre più sanità, istruzione e pensioni private, che i salariati italiani
che ancora prima che arrivasse l'inflazione avevano già perso in 30 anni circa il 20% del potere d'acquisto reale, record assoluto in tutto l'Occidente industrializzato, non si potranno permettere. Come sintetizza efficacemente sempre Volpi, lavoratori e pensionati pagheranno per prestazioni che non ricevono, mentre tutte le altre forme di reddito riceveranno prestazioni che, in larghissima parte, non pagano. Ma la devastazione del dettato costituzionale non finisce qua, perché mentre la progressività delle imposte veniva massacrata dalla riduzione delle aliquote e dai trattamenti speciali per ogni forma diversa di entrata, avveniva anche un altro processo di negazione dei principi universalistici sui quali è fondata la nostra Repubblica, quella gran vaccata del federalismo. Non nel senso che i territori decidono per sé, che anzi sarebbe cosa buona e in linea con la Costituzione, ma proprio nel senso più becero possibile del termine. Chi ha di più, gode di più, e chi ha di meno, c***o i suoi. Anche se, come quasi sempre accade, quando c'è qualcuno che ha di più e qualcuno che ha di meno, quello che ha di più è perché in varie forme, in vari periodi, ha rapinato quello che ha di meno. Ieri, infatti, oltre alla riforma fiscale più reazionaria della storia italiana, è stato dato il via libera anche a un altro tassello fondamentale del thatcherismo in salsa meloniana: l'autonomia differenziata. Anche in questo caso non è altro che la cristallizzazione e la definitiva presa di coscienza di un processo in corso ormai da almeno 30 anni, da quando c'è lo Stato ha deciso di smettere di fare lo Stato e invece di redistribuire e di contrastare la polarizzazione economica intrinseca del capitalismo ha scelto di assecondarla e velocizzarla. Grazie alle 12.000 crisi degli ultimi 30 anni, nord e sud del paese sono diventate infatti sempre più formazioni economico-sociali completamente diverse tra loro. Invertire questa deriva è da gretini e da sinistrati, ci dicono ogni giorno sul Libero e sul Giornale. Come scrive Mario Pianta in un bell'articolo di oggi su sbilanciamoci.info, l'autonomia differenziata rappresenta una scelta politica che asseconda i processi di polarizzazione, amplia ulteriormente i divari attraverso politiche che concentrano risorse e poteri nelle regioni forti, riducono i margini di redistribuzione e svuotano i principi di uguaglianza tra i cittadini. Non era l'unica strada realisticamente percorribile. Con i 200 miliardi del PNRR si sarebbe potuto puntare a una reindustrializzazione selettiva e decentralizzata del meridione, magari proprio a partire dalle due grandi transizioni che il sistema produttivo globale sta attraversando, quella ecologica e quella digitale. Ma nell'Italia delle pizze gourmet e delle gelaterie artigianali non c'è spazio per la politica industriale. Dei 200 miliardi del PNRR, per rinnovare il nostro tessuto produttivo, ne rimangono appena 20 e saranno tutti, banalmente, incentivi alle imprese, come quelli del piano Industria 4.0, che per due terzi sono finiti in tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Le politiche hanno rafforzato i processi di polarizzazione guidati dalle scelte delle imprese, ribadisce Pianta. Ma non vi incazzate, perché per gli abitanti del Mezzogiorno che si comportano bene, mamma Meloni ha in serbo un bel giocattolino per Natale, il ponte sullo Stretto. Ieri il governo infatti ha pure riassunto questa vaccata che ogni governo a corto di idee significative rispolvera periodicamente ormai dal lontano 1971. Una giornata storica, esulta Salvini, si accontenta di poco e non va troppo per il sottile. Come ricorda Marco Palombi sul Fatto, infatti nell'ottobre 2016 in collegamento sulla 7 sembrava vederla un po' diversamente. Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi e vorrei delle rassicurazioni, commentava, per poi aggiungere che il 90% delle ferrovie in Sicilia sono a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Di fronte a questa situazione non vorrei spendere miliardi di euro per un ponte in mezzo al mare. Da allora non è cambiato assolutamente niente, se non le idee di Salvini e il fatto che i prestiti per fare le infrastrutture costano molto di più. Per approfondire le vicende del ponte e quelle del fisco, l'appuntamento è per domenica 19 marzo alle 21 in diretta sui nostri canali social con il mitico Alessandro Volpi e anche con Giorgio Meletti, storica firma del Fatto Quotidiano prima e del Domani poi, che da 20 anni ci continua a dare una delle poche buone notizie di questo paese. Il ponte che ne dicono non si farà mai. Gli unici che costruiscono ponti qui siamo noi di Ottolina TV, la TV che fa trionfare l'amore per il 99%. Aiutaci a trasformarla in un vero e proprio media. Aderisce alla campagna di sottoscrizione su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Matteo Salvini.
Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.